Edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato che si apre con la cronaca, una denuncia per accattonaggio molesto e irregolarità sul territorio nazionale. La polizia locale di Casale ha individuato nelle vicinanze del castello uno straniero che stava ripetutamente infastidendo i passanti affinché gli facessero l'elemosina. L'uomo, fermato, è stato accompagnato in comando e a un primo controllo è risultato essere privo di documenti di identificazione. Dopo una serie di accertamenti è stato identificato come cittadino nigeriano di 29 anni con numerosi precedenti di polizia. Inoltre si è scoperto che gli era stato negato lo status di rifugiato politico e su di lui gravava il conseguente provvedimento di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Lunghe code si sono registrate ieri sulla provinciale 31 tra Casale e Villanova a causa di un incidente. Ancora da accertare le dinamiche, ma a mandare in tilt il traffico potrebbe essere stato un tamponamento. Il futuro della casa di riposo di Casale è al centro di un incontro tra il sindaco Federico Riboldi e il consiglio di amministrazione. Insieme all'assessore Luca Novelli, il primo cittadino ha incontrato il CDA di ospitalità Casa di Riposo. Il presidente Mario Botta ha ripercorso le tappe fondamentali della storia dell'ente, iniziata con la fondazione della Congregazione di Carità nel 1721. Ad oggi l'azienda di servizio alla persona ospitalità a casa di riposo è la prima azienda pubblica in Piemonte, prima per data di fondazione, prima per numero di assistiti oltre 300 e prima per efficienza amministrativa con conti in attivo. La rimozione dell'isola sul Po sarebbe un'operazione di marketing politico. Dopo l'annuncio del primo cittadino casalese, Federico Riboldi, arriva l'intervento della lista civica Casale insieme Casale nel cuore che alle scorse elezioni amministrative ha sostenuto la candidatura a sindaco di Luca Gioanola. La cosiddetta isola, precisa in un comunicato la lista civica, non verrà eliminata nella sua totalità ma solo per una porzione, così come è stato programmato dall'intervento dell'AIPO. La rimozione di 20.000 metri cubi di materiale riguarda la sola parte superficiale. L'attività dovrà essere infatti conclusa prima del completamento della centrale idroelettrica che con il conseguente innalzamento del livello dell'acqua la ricoprirebbe già tutta. Energica illumina il lungo Po di Casale, una lunga serie di lanterne blu, gialle e rosse, i colori dell'azienda, lungo la balaustra dall'area giochi per bambini fino quasi al ponte, ma anche fari colorati che proiettano una luce suggestiva sugli alberi, sul castello, sulla torre civica, regalando un'atmosfera magica a uno degli angoli più belli della città. L'inaugurazione ufficiale dell'illuminazione, che resterà in funzione tutta l'estate, è stata il preludio di una serie di eventi dall'evocativo titolo L'estate casalese sul lungo Po che verranno presentati a breve. 3.500 spettatori per il Monfra Jazz Fest. Grande soddisfazione di organizzatori e pubblico per questa seconda edizione del festival, sostenuto da Energica, che è stato capace di trasformare in palcoscenico boschi, distillerie e persino il Po. Tutti i concerti ampiamente sold out, con un pubblico da fuori provincia per oltre il 30% e una percentuale del 35% sotto i 30 anni. E per un festival che finisce ne è iniziato un altro, torna il Vignale Monferrato Festival, una quinta edizione profondamente rinnovata che fino al 6 luglio animerà Vignale con spettacoli, residenze e workshop. Un festival diffuso che abita i luoghi, scende in strade, piazze, palazzi, colline e vigne contaminandosi. Il paesaggio, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, diventa così non solo un palcoscenico, ma un vero e proprio laboratorio capace di unire cittadini, artisti e spettatori in un'esperienza culturale a 360 gradi. Il 28 giugno sul palco principale a Vignale ci sarà l'inaugurazione del festival affidata allo spettacolo 360 gradi del coreografo Rami Bear con i danzatori di Kibbutz Contemporary Dance Second Company in prima nazionale. Il programma completo degli spettacoli è disponibile sul sito piemontedalvivo.it. Arrivano le prime conferme in casa 9+, la Junior Casale ha comunicato l'estensione del contratto con il giocatore Luca Cesana. Nato il 17 luglio 1997, 196 cm di altezza, in grado di ricoprire diversi ruoli sul perimetro. Cesana è un giocatore forte fisicamente, completo, tecnicamente, con un'ottima capacità nel portare palla e qualità di passaggio. Con il suo rinnovo il club ha deciso di consolidare un gruppo di esterni che avrà un nucleo italiano importante insieme a Davide De Negri, Fabio Valentini e Simone Tommasini, in attesa dello straniero che andrà a completare il backcourt. Secondo posto per gli azzurri under 20 che in vista dei prossimi campionati europei dal 13 al 21 luglio a Tel Aviv hanno disputato il torneo internazionale di Domegge di Cadore.
Al lavoro con coach Andrea Capobianco c'è anche il playmaker rossoblu Fabio Valentini. La nazionale Under 20 ha chiuso seconda dietro l'imbattuta Germania. Valentini ha saltato la prima gara contro la Slovenia, ma ha regolarmente preso parte alle due successive, giocando rispettivamente 26 minuti nel triplo overtime contro i tedeschi e 12 minuti contro la Grecia. In occasione del raduno di Cisternino, gli azzurri disputeranno un amichevole contro la Gran Bretagna il 2 luglio e a seguire il consueto torneo internazionale con Gran Bretagna, Montenegro e Polonia.